Tutto quello che attiene alla legalità e al recupero di questi territori sotto il profilo della legalità non può che essere accolto nel migliore dei modi dalle istituzioni e in particolare dall'istituzione che io mi onoro di rappresentare, cioè il governo centrale. Abbiamo detto, e giustamente lei ha detto, non si parla solo di estetica, ma si parla proprio di cose concrete, di una rivalutazione anche sotto il profilo socio-economico del tessuto, che è inutile dirlo, questo virus del Covid ha insomma, contribuito ad abbattere ancora di più. Ma noi dobbiamo risorgere, dobbiamo essere più forti. Come ho detto nel mio intervento, bisogna rimboccarsi le maniche, lavorare anche ad agosto e cercare di fare quanto prima possibile realizzare queste cose. Soprattutto cose che acquistano un valore ancora più pregnante se si considera che sono beni sottratti al loro utilizzo illegale. Quindi ben vengano queste iniziative e speriamo di poterle replicare anche su altre parti del territorio, quanto prima. Una bella iniziativa su un bene confiscato per abusivismo, ci dà la possibilità di recuperare 20 alloggi che saranno messi a disposizione dei cittadini alcamesi, più degli spazi pubblici che saranno riadattati e resi alla disponibilità. Saranno creati anche alcuni servizi a favore dei cittadini, quindi un intervento tutto sommato di prospettiva, un intervento che spero su Alcamo sarà il primo di altri. L'IPAB in questi giorni ha manifestato il proprio interesse alla ristrutturazione di alcuni immobili di sua proprietà e noi abbiamo dichiarato la nostra disponibilità, quindi nei mesi prossimi cercheremo di passare alla fase progettuale per cercare anche lì di dare una risposta a questa importante istituzione locale alcamese. È un progetto che guarda al futuro e a cui abbiamo lavorato con un'ottima sinergia con gli ACP, anche con l'IPAB, quindi un metodo che sicuramente dobbiamo riproporre per valorizzare il nostro patrimonio. Tra l'altro si tratta di interventi che vanno nella direzione di lavorare per chi ha bisogno, quindi in questo caso per chi non ha casa o ha difficoltà, quindi credo davvero che è un ottimo viatico per il futuro.